Buongiorno, oggi faremo una ricetta che è un po' di anni che non faccio, ma quest'anno ho deciso di riprovarci. Salame al cioccolato, da noi in Piemonte detto anche salame del Papa. Allora, come ingredienti ci vorranno 200 g di biscotti secchi, 120 g di zucchero, 120 g di burro ammorbidito, temperatura ambiente, 60 grammi di cacao amaro, due tuorli d'uovo che poi provvederò a separare e un bicchierino di rum o in alcuni casi mettono del Marsala. E ora provvederemo a fare l'impasto per creare il nostro salame dolce o salame al cioccolato o salame del Papa, come venga detto. Ok, iniziamo il procedimento. Allora, iniziamo il procedimento. Innanzitutto prepariamo i biscotti per essere. Io uso un sacchetto di quelli per il freezer. Adesso andiamo a spezzettarli. Fatevi non proprio briciole, ma che siano una grandezza tale da sembrare dei pezzi di grasso all'interno di un salame. Ok, adesso questo è a posto, lo lasciamo da parte per dopo. Allora, prima ciotola presente, mettiamo lo zucchero. Mettiamo il burro che ormai sarà ammorbidito. Anzi, questo lo lasciamo qui. E con delle fusto iniziamo piano piano. Meglio per sbriciolarlo un pochino il burro prima di iniziare. Effettivamente è un po' che non faccio questo salame, quindi abbiamo messo un po' per volta.
Muovo la volta. Il secondo tuorlo lo mettiamo, cioè il secondo uovo lo mettiamo intero perché mi sa che c'è bisogno di un uovo intero da quello che vedo. Adesso ci leviamo un attimo le mani. Questo del cacao. E mettiamo il rum. A questo punto possiamo preparare un foglio di carta forno e mettere i biscotti all'interno. A questo punto mi sa che dovrò usare le mani. Adesso visto che ci siamo, riduciamo ancora un po' perché ho visto qualche biscotto ancora grosso. E mo ci divertiamo. Usare per forza le mani. Thank you.
Certo, ci si sporca un po' le mani, però il prodotto dovrebbe essere buono. Ora spostiamo tutto sulla carta forno. Purtroppo non ho un pezzo come si deve, perché questo l'ho comprato già pretagliato per la teglia e ho finito quello normale. Adesso prendo la cortezza di una forma di salame. Non volevo risporcarmi le mani, ma purtroppo sono costretto. Ok, adesso lo mettiamo in frigo per almeno 3 ore.